Ciao ragazze, mi sto preparando una pastina tipo per malatini, perché sono malaticcia, vi volevo far vedere, sempre sana, light, healthy, carità style. È molto semplice e veloce ovviamente, nell'acqua che sta bollendo dove andrò a buttare questi qua. Io faccio questi di taloni integrali, ma potete buttare qualsiasi pastina, pure tipo spaghetti spezzata, mi piacciono molto. Ovviamente integrale è meglio, oppure il riso, riso basmati o riso integrale. E praticamente quando inizia a bollire ci butto anche questo e subito fatto. E dopo aggiungerò, ho preparato qua tutte le cose che devo aggiungere. Vabbè, il sale e il pepe. Poi ci metterò un po' di yogurt greco per mantecare. Andrebbe bene o anche la ricotta o tipo la Philadelphia light o il quark. Ma bastano tipo un paio di cucchiai giusto per farlo cremoso. O un bel formaggino, ma io non ce l'ho il formaggino, però c'ho queste. Queste che non sono sane, però io ogni tanto le mangio perché mi piacciono. Ne metterò tipo una. Comunque è meglio prendere ovviamente quelle light che almeno hanno meno grassi. E il prezzemolo, un uovo, che questa è tipo la formaggina, la pastina cacio e uova, tipo così. Un po' di albume e il parmigiano, una scorza, qualcosa farò uscire. Yeah, buonissima viene, adesso faccio vedere. Ragazzi, ho buttato la pasta stesso in quest'acqua, adesso faccio cuocere tutto insieme. Non ne mettete tanta di acqua, perché dopo così ve la bevete tipo brodino formaggino. E qua faccio anche il pollo, perché ovviamente non esiste pranzo senza pollo, non esiste pollo senza pranzo. Ragazzi, ho aggiunto sale, pepe e prezzemolo. Se avete anche dei pezzetti di parmigiano, sapete, un po' duro, a pezzettini dentro, pure buono. Ragazzi, nel piatto ho messo 2 cucchiai di yogurt e aggiungo un po' di acqua di cottura per fare una cremina. Viene tipo la panna. Ok, metto da parte. Qua ci aggiungo l'uovo e l'albume. Un po' di albume e l'uovo. L'uovo potete decidere se mischiarlo oppure lasciarlo così. E voilà ragazzi, ho versato tutto all'interno del piatto dove c'era la cremina di yogurt. Adesso, per completare il mio food porn, ci metto anche la sottilat che adesso si scioglie. Vado ragazzi, un po' di prezzemolo così. Vi assicuro che è qualcosa di così semplice ma paradisiaco. Provatelo, è top. Veramente buonissimo. Ok, adesso si scioglie. Guardate che meraviglia. Oh, troppo buono. Per finire, un po' di parmigiano, una spolveratina. E voilà. Dopo ne aggiungo altro, non dite a nessuno. E buon appetito. Lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video e vi mando un bacio. Muah.